Se quindi vi ho proibito di chiamare padre qualcuno sulla terra, voglio invece che chiamate costei madre e che la onoriate come tale. Carissimi fratelli e sorelle, come hanno fatto i santi, come ha fatto San Pio da Pietrelcina, sappiamo, attraverso i suoi scritti, chi l'ha conosciuto l'ha potuto constatare di persona, quanto fosse immensa la sua devozione per la Vergine Maria, quanto ha voluto e si è prodigato perché tutti la onorassero veramente come madre. E allora, come hanno fatto i santi, come ha fatto San Pio da Pietrelcina, onoriamo anche noi, con vero amore di figli, la Vergine Maria, che il Signore sotto la croce ha costituito anche come nostra madre. E affidiamoci alla sua intercessione, perché sappiamo accogliere anche noi nella nostra vita l'invito suo a fare la volontà del Figlio, Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Così speriamo e così sia.